Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma si è lamentato direttamente con la Premier una volta che veniva a fare il rifornimento dalla sua stazione di servizio, o ne ha avuto un timore riverenziale? Il cliente ha sempre ragione. Ma il cliente è sempre cliente, soprattutto se è Presidente del Consiglio, qui non viene disturbato minimamente, deve essere chiaro. E abbiamo usato naturalmente i mezzi che sono a disposizione dei sindacati, quindi certo, delle istituzioni, per colloquiare. Ma la Presidente Meloni ha ricevuto molti messaggi, così come i ministri che se ne sono occupati, il ministro Urso in prima persona. Ma voglio dire, non è certamente noi che doveva ascoltare. Ha avuto l'antitrust che si è chiaramente certo, espressa formalmente, e su questo avrebbe dovuto prendere delle decisioni differenti. Perché è vero che nella distribuzione carburanti esistono dei problemi in questo paese. Non voglio parlare di speculazioni a livello nazionale, a livello internazionale, perché già altri prima di me, molto meglio di me, ne hanno già parlato, e mandare i bersaglieri nel Bahrain, mi sembra di poter dire, non è a disposizione né di questo governo né dei governi precedenti. Tuttavia in questo paese si possono prendere delle misure e delle si possono fare delle riforme, e questo settore aspetta da tanti anni. Chiaro. Quindi delle cose serie da fare, certo. Ad aspettare che ci le vuole grandi riforme di settore, però poi l'automobilista si ritrova che regolarmente in certe fasi dell'anno paga la benzina molto cara, anche se ma ci sono ma tante di sicuro la benzina di non calerà con il cartello del prezzo medio. È chiaro. Questo allora, è sicuro. Allora, Rosario Trefiletti.